Ciao ragazzi, oggi andremo a vedere uno strumento che si chiama la leva finanziaria. Mi ricordo di una frase sentita in un film o da qualche parte che diceva: datemi una leva e vi solleverò il mondo. Bello, vero? Eh sì, la leva finanziaria usa questo principio. Usando una piccola somma possiamo operare in borsa come se fosse una somma più grande, che è data da questa piccola somma moltiplicata per il coefficiente della leva finanziaria. Esempio, abbiamo 200 euro e vogliamo operare in borsa e comprare azioni per un valore di 4.000 euro. Chiaramente non possiamo farlo. Utilizzando una leva finanziaria con coefficiente per 20, possiamo operare in borsa comprando queste azioni del valore di 4.000 euro. Bello, vero? Ma non è tutto oro ciò che luccica. Andiamo al lato pratico, a operare in borsa, così vi faccio capire com'è questo sistema qua. Ecco, siamo nella pagina principale di eToro. Andiamo su Mercati. Ecco, selezioniamo tipo, ma mettiamo materie prime. Eccole qua. Prendiamo casomai l'oro. Andiamo sul grafico così vediamo come si sta comportando. Vediamo già che è in positivo di 0,14%, 0,15%. Quindi andiamo su investi. Vedete qua abbiamo la leva del 20%. Allora, siccome io non ho 10.000 euro, 10.000 dollari per giocare, quindi abbasso, abbassiamo con questa levetta qua. Ipotizziamo di usare 220 dollari. Leva per 20. Il programma in automatico mette uno stop loss a 109,98 e un take profit a 110,01. Allora, qua c'è, ci sono due tasti, uno acquista e uno vendi. Allora, se noi clicchiamo su vendi, significa che stiamo comprando a ribasso, mentre acquista significa che noi stiamo comprando a rialzo. Quindi guadagniamo se la valuta o il commodity gold aumenta, mentre perdiamo se diminuisce. Facciamo che il titolo scende. Vendi. Apriamo la posizione. Quindi andiamo qua. Ci apparso il pop-up. Ecco qua siamo nel nostro portafoglio. Abbiamo qua il nostro titolo gold in vendita. Unità 2,25. Apertura a 1958, investito 220 euro. Eccoci qua, sono le 13:07 e guardate un po', sto guadagnando 58 dollari 81. Adesso cosa facciamo? Con un clean del 27,33%, noi facciamo così. Chiudiamo la posizione e abbiamo investito 220 euro. Ci troviamo un plusvalore di 58,72. Quindi 58 dollari, 72 su 220 si fa 58,72 diviso 220 uguale, abbiamo un incremento di 26,69%. Questo grazie alla leva. Quindi, come abbiamo visto,
La leva ci può permettere sì di guadagnare in modo incredibile, ma se teniamo conto che se la quotazione dell'oro fosse cresciuta invece che decrescere, avremmo perso una importante quantità del nostro capitale investito. Quindi bisogna stare attenti. Al prossimo video.